ti do la parola per riprendere un pochino il discorso di prima, per farti presentare e poi iniziamo un po' con le argomentazioni e andiamo a rispondere alle domande. Sì, allora è stato un po' un passaggio, vorrei dire, naturale o meno naturale per me, insomma, come sai, mi sono occupato di advertising, insomma, per diversi anni. E da lì è quello che racconto un po' anche quando poi vado a tenere lezione, insomma, all'università o agli speech. È stato un passaggio naturale perché quello che abbiamo visto negli ultimi anni da agenzia, nonostante insomma portassimo a casa anche bei risultati, eravamo una delle poche agenzie premier, insomma, Google in Italia, tra le quattro insomma più forti, le migliori 100 in Europa. Abbiamo portato due e-commerce come insomma casi di successo che sono stati premiati a Dublino, poi siamo stati a New York, insomma abbiamo fatto delle belle cose. Quindi questo insomma era per dire probabilmente qualcosa sapevamo fare, no? E nonostante questo però vedevamo che di anno in anno, solo per mantenere le performance di vendita e le quote di mercato, l'impression share, i clienti dovevano incrementare i budget 20-30%, solo per mantenere, diciamo, la propria posizione, mediamente. Poi c'è chi naturalmente aveva situazioni più fortunate, altre più svantaggiose, dipende insomma poi dal tipo di mercato e dalla competitività. E questo significa che era un giochino che prima o poi si sarebbe rotto e per molti mercati, per molte aziende si romperà presto. Si romperà in che senso? Che i costi di acquisizione di clienti, i costi per vendita, cominciano a diventare sempre più sostenibili in molti settori. Di conseguenza serviva qualcosa che cambiasse un po' i paradigmi, cioè le logiche con cui andare a lavorare. Per cui anziché focalizzarsi solo su quanto mi costa fare un lead, quanto mi costa fare una vendita, bisognava vedere le cose in maniera differente. Ed è per questo, insomma, che alla fine mi sono messo lì a studiare questa bellissima marketing automation, che di fatto arriva dopo il traffico e prende tutto ciò che arriva dall'advertising, dalla SEO, social media, digital PR, qualsiasi sia la fonte di traffico che hai, e cerca di monetizzarla al meglio, di sfruttarla al meglio e di soprattutto costruire un asset di valore per i clienti. Per cui a malincuore ho dovuto insomma abbandonare al 95% l'advertising, che è stato il mio primo amore, ma ritorneremo probabilmente insomma il prossimo anno a fare qualcosa di interessante anche lì. E negli ultimi 4-5 anni mi sono dedicato solo a questo. Quindi si sfrutta molto di più quello che i clienti già hanno, database dei propri clienti che hanno già comprato, tendenzialmente trascurato, e si cerca di sfruttare molto meglio il traffico insomma che si porta a casa. Grazie Riccardo, nel frattempo ho lanciato un sondaggio se state già facendo marketing automation, un Bene. 40% ha risposto sì, un 32% no e un 28% vorrei ma non posso. Vorrei ma non posso, ok. Va Allora, bene. se intanto nelle chat volete scrivere quelle che sono le vostre impressioni, che cosa state facendo riguardo l'automation, se state facendo solo automazione di email, state sfruttando altre funzionalità, quelli che sono magari stati i vostri limiti, le vostre problematiche e anche eventualmente i software che state utilizzando. Allora, con Riccardo, noi battiamo sempre su un punto molto molto importante, che è quello dei software, perché per esperienza, insomma, personale, per quello che viviamo quotidianamente, ci contattano soprattutto aziende mediamente strutturate che hanno acquistato il tool o più di un tool, pensando che il software o grazie al software possano fare strategie di marketing automation, mentre in quello che poi anche insegniamo nella nostra formazione, il software viene in fondo, lo definiamo approccio post, quindi prima definiamo le persone, poi definiamo gli obiettivi. In base a questi, quindi anche le KPI, si definisce la strategia e solo in fondo poi andiamo a definire il tool che ci interessa. E questo è un errore, Riccardo, che avviene ormai, possiamo dire, il 90% delle volte e noi spesso ci troviamo proprio di fronte a delle situazioni anche di brand che hanno chiuso dei contratti annuali a delle cifre molto molto importanti, spesso da questi contratti non possono neanche uscire perché ci sono dei way out altrettanto comunque importanti da affrontare e si cerca poi di far cosa? Di sfruttare al meglio o al massimo quel tool, ma
ma comunque diventa limitante, perché io dopo devo creare una strategia partendo dal tool e non partendo da quello che poi il mio business effettivamente necessita. Sì, sì, è vero. In effetti, cioè, c'è una... è anche un'evoluzione naturale di approccio questo qua, perché come tutti i nuovi mercati, il mercato del marketing automation è un mercato in realtà giovane, perché software di marketing automation sono tendenzialmente abbastanza recenti, o meglio, i software all in one, perché se poi andiamo a vedere software esistenti che hanno aggiunto delle cose di marketing automation nel tempo, in realtà nascevano per fare magari email marketing o per fare altre cose, sono un pochino evoluti, ma software che nativamente sono proprio stati realizzati per fare marketing automation più evoluta, con software all in one, come diciamo, quelli che utilizziamo noi, in realtà hanno pochi anni effettivamente. Per cui che cosa succede? Come tutti i mercati nuovi, c'è qualche visionario che ha, insomma, che intuisce una potenzialità, realizza un software che mette assieme una serie di cose e va in giro a proporlo. E quindi le aziende iniziano ad utilizzare questi software, ma senza avere un'idea in realtà di che cosa ci possono fare realmente. Quindi non è tanto quello che fa il software quanto quello che fai fare al software, e quindi la strategia, soprattutto la strategia che metti in campo. Per cui è stata anche un'evoluzione, insomma, di pensiero in questi anni, dal vado fuori a vendere un software che fa tante cose ma non ho idea bene, perché poi soprattutto le aziende di software, loro sono concentrate a vendere software, non hanno un approccio strategico, non conoscono il tuo mercato, non conoscono te come cliente, dove stai investendo, cosa stai facendo, e molto spesso neanche te lo chiedono, perché il loro obiettivo è venderti il software e fartelo installare, no? A differenza nostra, insomma, che abbiamo un approccio un po' diverso, dove il software serve, ma se non hai la strategia, se non hai le esperienze, se non guardi tutto quanto a 360 gradi, non porti a casa dei grandi risultati. Quindi loro si concentrano su questo. Nel tempo si è visto che il ok, ho un software che fa tante cose bene, ma alla fine come riesco a sfruttarlo al meglio, no? Che cosa riesco a farci fare realmente, al di là di mettere in campo tutta una serie di funzionalità che mi dai a disposizione? Questo si è arrivato nel tempo, insomma, un po' a farci queste domande, soprattutto sperimentando, non c'è altra storia, anche perché letteratura, libri, blog, fonti, insomma, da questo punto di vista ce ne sono veramente, veramente pochi, e quindi in realtà tutto si sta costruendo. C'è il tuo libro, ci sono alcune fonti americane. Io, insomma, sto scrivendo un libro sulla metodologia di implementazione di progetti di marketing automation per e-commerce, quindi senza andare a raccontare i vari software, perché ormai ce ne sono tantissimi e poi cambiano continuamente, evolvono, per fortuna. Più che altro con che mentalità, con che forma mentis, con che approccio, con che strategia si devono prendere, insomma, questi software come ultimo pezzo di tutto un ragionamento, di tutta una costruzione di progetto che devi fare, capendo chi sei, che cosa vuoi ottenere, chi sono i tuoi clienti, che cosa vuoi portare a casa effettivamente, cosa vuoi realizzare, e quindi di conseguenza che software andare a prendere per fare quelle cose lì, insomma. Oggi piano piano cominciano ad assomigliarsi sempre di più, e sarà così nel tempo, naturalmente diventeranno delle commodities. Ecco perché sarà sempre meno importante domani quale software utilizzerò, e sempre più importante in realtà come lo utilizzerò e con che strategia lo metterò in campo. Parliamo di omnichannel, no? Perché noi, per esempio, con Nicola Infantino di Moto Abbigliamento, sono tanti anni che facciamo marketing automation, anzi lo ringrazio perché è stato uno dei primi a crederci già dal 2013-2014, quando sono usciti i primi tool verticali, no? Riccardo, per automation, perché prima era tutto autoresponder al marketing automation fondamentalmente, quindi erano funnel di mail. Dopo, che cosa è successo? Che molti tool hanno incominciato a implementare tutta una serie di funzionalità verticali sull'automation. Ne cito qualcuna, così magari lanciamo anche un po' dei discorsi correlati, come per esempio, al di là della segmentazione della quale accennavamo prima, però i prodotti raccomandati e le comunicazioni on-site, quindi le comunicazioni personalizzate in base alla tipologia di utente e in base alla tipologia di navigazione, per esempio. E come possiamo aggiungere anche, Riccardo, il discorso legato alle notifiche push, all'implementazione per esempio anche dei webinar in ambito B2B, insomma ce ne sono veramente tante di funzionalità. Sì. Guarda, per quanto riguarda l'omnichannel, vai, ti lascio la parola. Guarda, per chiudere il discorso di prima, prima che saltasse, insomma, la mia
il mio accesso. Sul discorso differenza fra, cioè è palese proprio la differenza fra il cominciare a personalizzare le comunicazioni con gli utenti, arrivando davvero all'obiettivo del one to one, che può essere banalissimo, la cosa più semplice che possono fare tutti e purtroppo ancora non si fa, è cominciare a comunicare da persona a persona, chiamandoli per nome, no? Che è proprio la cosa più banale che si dovrebbe fare da 20 anni, invece ancora non è così. Già questo fa la differenza. Se in più invece arrivi proprio a personalizzare contenuti, prodotti, il tipo di nurturing che fai con ogni utente, quindi non solo per segmenti, ma poi un po' alla volta anche proprio per singolo utente, è difficile, ci si arriva col tempo. Lì le performance cambiano in maniera incredibile, perché passi da i classici, se parliamo dell'email, che è uno dei canali principali, che non è il solo, ma è uno dei canali su cui poi si appoggiano tutte le altre, no? Funzionalità e cose che fai, è stata data per morta tantissime volte, invece, come la SEO, invece in realtà è ancora uno dei canali che performa bene. Qual è la differenza? È che performa molto meglio, perché? Perché cominci a personalizzare, cominci a customizzare le comunicazioni e soprattutto questi software, indipendentemente dal software, ti aiutano a raccogliere nel tempo tutta una serie di dati comportamentali, di preferenze, comportamenti di acquisto, tipologia di acquisto, eccetera, eccetera, che ti aiutano a personalizzare le comunicazioni, diversamente non riusciresti a fare. Quindi, che poi sia un'email, una chat, un chatbot, una push notification, un contenuto dinamico all'interno magari del sito stesso o di vari touch point, l'utilizzo di segmenti custom che poi prendo dai software di automation e passo ai canali di retargeting piuttosto che a Facebook stessa per fare campagne molto mirate, ipersegmentate su un certo pool di utenti, lì le performance possono cambiare veramente anche di 10 volte. E rapporto 1 a 10 ed è palese questa cosa qua, è una delle prime cose che si vedono. E tra l'altro, approcciando perlomeno in due step, cioè una fase molto facile, molto veloce, molto rapida, con cui si mettono in campo delle cose che funzionano velocemente e portano risultati in brevissimo tempo. Già lì puoi vedere dei primi risultati, quindi proprio applicando anche delle semplici best practices, per poi arrivare a implementare cose più complesse. C'è Rosa, provi a... Hai il Mac in muto, Riccardo? Il volume del Mac? Ok, perché secondo me è quello rimbombo, quindi se puoi metterlo in muto. Allora, Rosa, Maris ci chiedevano appunto quelle che sono le attività o comunque le priorità, soprattutto a livello implementativo, quando si parla di marketing automation. Allora, innanzitutto dovete prevedere tre step quando parliamo di marketing automation. Il primo è la pianificazione strategica, l'analisi, soprattutto se il vostro e-commerce già sta lavorando, per esempio grazie a un'analisi RFM o comunque sul database potete vedere quello che è il tasso del churn rate, la customer lifetime value del cliente, quindi quando riacquistano, ogni tot quanto riacquistano, qual è il valore medio dei loro ordini, quanto vale singolarmente un cliente. Tutti questi valori qui vi servono per fare proiezioni anche di quello che è ritorno nel fatturato e tutta un'altra serie ovviamente di pianificazioni strategiche che vanno definite poi all'interno o di una mappa mentale, insomma di un PowerPoint. Secondo step, implementazione del tool o dei tool. Terzo step, implementazione poi delle automazioni. Se dovessimo dare un elenco di priorità, almeno io e Riccardo lavoriamo in questo modo. Prima di tutto diamo priorità a recupero del carrello abbandonato nel caso non fosse già stato attivato. Prodotti raccomandati, che poi magari ne parliamo, vanno differenziati, non vanno tanto segmentati sul tipo di utente, ma vanno differenziati in base alle pagine, perché su alcune pagine faccio upselling, su altre pagine faccio cross-selling, e già questi hanno un impatto molto importante. Poi, almeno questo è quello che di solito facciamo, andiamo a lavorare sugli scalini più importanti, che sono portare l'utente da anonimo al primo acquisto, oppure anonimo, micro KPI, prendo la mail, poi lo porto all'acquisto, e farlo riacquistare dalla prima volta alla seconda volta, perché da statistica, e questo l'abbiamo visto su più di 100 siti filtrati, quindi superiore, con un fatturato superiore a 1 milione di euro,
l'85-90% degli utenti negli e-commerce compra una volta sola. Mm. Questo è dato dal fatto che in alcuni settori sicuramente l'utente salta molto e comunque segue più il prezzo che altre attività che possono magari coinvolgerlo, però è anche vero che se poi andiamo a analizzare questi e-commerce, quasi tutti non fanno alcuna attività di follow-up o di fidelizzazione o di coinvolgimento dell'utente all'interno di un sistema di acquisti ricorrente, che è proprio il vero e proprio focus del marketing automation, ossia produrre un fatturato ricorrente senza dover ogni volta andare a spendere nuovamente sulla nuova acquisizione, perché comunque, come diceva Riccardo all'inizio, il cliente costerà sempre di più, no? Quindi, Ricky, concordi, insomma, che un po' sono queste le attività principali da implementare? Sì. Tra l'altro c'è sempre una fase primordiale che poi noi tendiamo a dimenticarci, perché siamo più marketer, mettiamola così, anche se è una parola che non mi piace tanto. C'è una fase ancora iniziale, o meglio, che è parallela quando si fa l'analisi di quelle che sono la situazione attuale, l'audit, no? E di quello che si può fare. C'è anche poi un lavoro che parallelamente deve essere fatto per quanto riguarda l'integrazione dei sistemi, perché non dimentichiamoci mai che questi uno o più software si inseriscono all'interno di una situazione aziendale che è delle più disparate. C'è comunque un CMS, che è quello dell'e-commerce, poco c'è un gestionale, magari ci fosse un CRM, non sempre c'è, o ci sono altri software anche che bisogna prendere in considerazione. Quindi una delle cose che bisogna tener conto sempre, e anche qua le società di software non sempre la prendono in considerazione questa cosa, a meno che magari non vai a parlare con realtà molto grosse tipo Salesforce, SAP, eccetera, ma che naturalmente hanno logiche e prezzi molto diversi. C'è tutta una, perlomeno una micro progettazione di quello che è come si integrano i sistemi. Quindi se la situazione è semplicissima, integro i software di automation con CMS del mio e-commerce, lì è lineare, spesso quasi tutti i software espongono le API e quindi decidi che tipo di informazioni scambiarti e vai abbastanza semplice. Se invece bisogna tenere in considerazione anche di un CRM, di un gestionale, eccetera, bisogna anche capire quella situazione lì. E quella, diciamo, è una delle cose che viene fatte per prima. Dopodiché noi abbiamo costruito nel tempo quello che ad oggi viene chiamato Big Workflow. La questione è, al di là della parte tecnologica, poi ad oggi si chiama Big Workflow, perché non abbiamo trovato ancora un nome migliore, e sostanzialmente è disegnare poi tutto quello che è questo maxi, mettiamola così, questa tutta una serie di funnel che si incrociano. Anche funnel è una parola che non ci piace tanto pronunciare, perché richiama ragionamenti sbagliati che invece, insomma, sono ancora stra utili e interessanti. Ciao Andrea, ciao Flavio, intanto che si connettono e salutano. E Big Workflow tiene conto di che cosa? Praticamente scarichiamo a terra in una grande mappa mentale tutto quello che è la strategia che è stata costruita con il cliente, per il cliente, fino all'inizio. E da quando l'utente è ancora in una fase, la famosa di awareness, no? Quindi se conosciamo come è fatto un funnel, naturalmente, sappiamo che è fatto dalla parte di awareness fino alla conversione. Peccato che quello che vediamo online nel 99% dei casi sia soltanto metà del funnel, perché manca la sua versione speculare, al contrario, dal primo acquisto alla prima conversione, tutti gli acquisti successivi che farà l'utente. Quindi in questo percorso immaginario che gli facciamo fare, l'utente passa da azioni, diciamo, dall'essere anonimo a compiere azioni sempre più importanti che dimostrano il suo interesse sempre maggiore, una vicinanza all'azienda sempre più importante, una raccolta di informazioni da parte nostra sempre più importante, che lo accompagna dall'essere anonimo a interagire per la prima volta grazie ai canali da dove arriva, insomma, del traffico attraverso il quale arriva, a fare un'azione importante, a scaricare una documentazione, a vedere un video, a iscriversi alla newsletter, a accettare una push notification, quindi essere comunque informato anche se non sappiamo chi è la sua mail, ma riusciamo a raggiungere in ogni caso con le notifiche push, magari abilita una chat, magari abilita un chatbot, fino, diciamo, ad arrivare a esplorare il catalogo. Anche qua, dato interessante, 5% è la media della conoscenza e della visualizzazione di un catalogo che avviene all'interno di e-commerce. Quindi noi pensiamo che gli utenti navighino il nostro sito e vedano tutti i nostri prodotti, invece non è assolutamente vero. E quindi uno degli obiettivi in questo percorso che facciamo fare all'utente è anche esplorare chi siamo e cosa facciamo,
tutto il catalogo di prodotti, le categorie e i servizi che noi facciamo, perché più ne viene a conoscenza, più si ampliano naturalmente l'opportunità di acquisto, fino ad accompagnarlo poi a mettere il prodotto nel carrello, a fare il recupero carrello, a fare il primo purchase, e poi upselling, cross-selling, fino a farlo entrare in quella che è la famosa matrice RFM, RFM Matrix, insomma, molto molto interessante, che è una strategia che anche qua, io veramente di appuntamenti, ho fatto anche un articolo, ne ho fatti solo tra il 2018 e 2019, 12, 14 mesi, 40 naturalmente di persona e in call, e la matrice RFM come il customer lifetime value è tra le cose che poco si utilizza, poco niente, invece è molto utile, perché una volta che tu hai fatto tutti questi sforzi per portare l'utente a comprare e l'85% degli utenti, come dici tu, compra soltanto una volta, è veramente un sacrilegio, uno spreco di denaro incredibile non fare niente poi di strategico per analizzare e capire chi sono questi utenti che hanno comprato e dove farli entrare in altri percorsi mirati, personalizzati, che li accompagnano a rientrare in relazione con noi, riacquistare una seconda e una terza volta, e dovrebbe essere molto veloce questo percorso, perché dalle statistiche si vede che se tu riesci a portare velocemente l'utente a fare 3 acquisti, in qualche maniera lo stai già facendo entrare all'interno di quelli che sono gli utenti fidelizzati, o puoi assumerli come già in un percorso di fidelizzazione. E tutto ciò che ne consegue da lì in avanti, perché il marketing tendenzialmente si concentra, o meno, il marketing che conosciamo noi negli Stati Uniti lavorano in maniera anche un po' diversa a certi punti di vista, si concentra molto sulla lead generation, molto sul portare a fare il primo acquisto. Poi in realtà il 99% del fatturato che ti farà fare l'utente è quello che succede da lì in avanti, no? Per il resto dei prossimi 5-10 anni che rimarrà un tuo cliente. E quindi bisogna lavorare molto su quell'aspetto lì, su quei momenti lì, che dove poi c'è retention, ottimizzazione continua, su tutti i comportamenti virtuosi che soprattutto possono anche fare a meno, o quasi fare a meno dell'advertising. Che questa è una cosa importante, perché altrimenti ogni volta che dobbiamo riportare un cliente a comprare da noi, dobbiamo fare campagne di remarketing, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tra l'altro, poi, una volta che abbiamo segmentato gli utenti, se vogliamo uscire dal contesto dei tool di marketing automation, possiamo esportarli anche sui vari canali. Per esempio, fare un remarketing verticale su determinati segmenti dentro Facebook, e impattano veramente tanto le pubblicità ben targetizzate, insomma, perché puoi utilizzare angles diversi, piuttosto fare offerte diverse, e da imprenditore, secondo me, uno dei valori maggiori che ha un'attività di marketing automation è di produrre marginalità, perché quello che fanno spesso quasi tutti è offrire uno sconto 30%, 50% a tutti, e che cosa succede poi quando vai a fare le analisi? Che lo sconto 50% lo utilizzano quei clienti che comunque avrebbero comprato, sì, anche esatto, senza sconto, no? E invece quelli che magari dovevano essere portati dentro con altre comunicazioni comunque non comprano. Quindi tu che cosa hai fatto? Ti sei andato a bruciare una scontistica su un cliente, su dei clienti che comunque avrebbero comunque comprato. Quindi quello che va definito in fase iniziale è una scala di sconti o una scala di benefit. Io adesso ho parlato di sconti, però se potete è sempre consigliabile lavorare magari con degli omaggi piuttosto che con degli sconti, perché l'omaggio, per esempio, ha un valore percepito diverso da uno sconto a valore, uno sconto in percentuale. Quando oggi vediamo sconto 5 euro su uno scontrino medio di 200 euro, ma quanto può impattare se dopo andiamo a vedere i big player che lavorano al tutto sotto costo, 70%, soprattutto nella parte di front-end o nell'home page, no? O comunque con quei prodotti civetta. Quindi deve essere fatta percepire su alcuni settori la convenienza, non bisogna rimetterci, però in fase strategica va definita una scala sconti o una scala di benefit, e dire: bene, sui clienti nuovi mi gioco, non dico un all-in, ma molto, per portarli dentro, ok? E cerco di profilarli sin dall'inizio e acquisire più mail possibile, perché senza un flusso di lead generation non alimenti il fatturato sulla mail marketing, per esempio, personalizzata. Lì mi gioco il massimo, poi mi gioco altrettanto con altre leve il più possibile per portarlo dal primo al secondo acquisto, lavorando forte sul cross-selling, tipo compro Ingocamera, abbiamo fatto, che salutiamo, non so se sono collegati Riccardo e i ragazzi, abbiamo fatto un'attività automation molto interessante, molto molto profonda, dove
lui ha dei prodotti principali come può essere la GoPro piuttosto il drone, e intorno a questi prodotti ci sono tutta una serie di accessori e di servizi da poter vendere, servizi sia digitali come videocorsi oppure offline come l'Academy, adesso vabbè, non si vorrà fare ma quando era, e tutta una serie di accessori dove hanno alta marginalità, dove prima non venivano comunque promossi, e invece adesso grazie al marketing automation è aumentato molto il valore sia del carrello ma anche della marginalità, perché riesco magari a essere più competitivo sul prodotto flagship o comunque il principale, per poi andare a fare subito un cross-selling ben mirato in base alla tipologia di prodotto acquistato, ecco. Quindi secondo me questo è un aspetto molto importante, Riccardo, no? Quello di lavorare principalmente con una marginalità che me la vado a spendere dove devo, e poi nel momento in cui l'utente è fidelizzato magari posso anche semplicemente attraverso il nurturing, semplicemente dandogli dei contenuti, faccio un esempio, compro la pressoterapia, la macchina per la pressoterapia, dopo 15 giorni mi invii una guida e dei consigli utili su come utilizzarla, è altissimo il valore percepito rispetto a questa comunicazione. Poi dopo 3 mesi mi invii una mail dove mi chiedi di acquistare i ricambi, per esempio, e ti spiego in quei 3 mesi perché è importante che tu compri un ricambio e il perché farlo, ok? Quindi non per forza poi devo andare a lavorare con gli sconti su tutti, anzi è sbagliato, vi bruciate margine. Assolutamente sì, infatti due cose qua. Uno, avevamo proprio l'esempio di un cliente che è cresciuto nel primo anno in maniera piuttosto importante, implementando marketing automation, ma nonostante sia cresciuto il fatturato, il valore assoluto di margine è cresciuto, quindi bene, a parità di struttura, perfetto. Il problema qual era? Che in realtà la marginalità in percentuale, lo scontrino medio si erano un po' abbassati. Perché? Perché aveva fatto tutta una campagna molto aggressiva di scontistiche, che è vero che l'aveva fatto crescere, quindi nel breve termine tu vedi in realtà apparentemente un risultato positivo, solo che ti stai bruciando margine, ti stai bruciando sostenibilità, flusso di cassa, ti stai bruciando anche quello che poi è il percepito nel futuro. Perché? Perché se abitui gli utenti a comprare sempre con gli sconti, quando i prodotti ce l'hai a prezzo pieno non li compreranno. E di quello che succede in tutti i mercati di là dell'online, lo vedo anche insomma nei negozi fisici, la mia compagna insomma ha un negozio fisico, ci sono alcuni brand che fanno costantemente un po' come poltrone sofà scontistiche, quindi ogni mese hanno delle scontistiche, i clienti finché non ci sono quei 7 giorni della scontistica quel prodotto o quel brand non lo comprano, perché sanno che tutti i mesi bene o male se ne usciranno con qualcosa, e quindi questo rovina. Secondo aspetto, lo si vede benissimo in giro, e ci sono esempi insomma da decenni da questo punto di vista, non devi troppo battere su quello che è il tuo prodotto, ma crea l'esigenza di usarlo, quindi dammi tutta una serie di formazioni, ebook, libri di cucina, manuali di utilizzo, inventati qualsiasi cosa dove all'interno per ottenere quel risultato uno degli elementi sia il mio prodotto. Allora crea un desiderio indiretto, e soprattutto faccio una comunicazione che non è sempre battente su prodotto, prezzo, offerte commerciali, prodotto, prezzo, offerte commerciali, sconto. L'altro aspetto, come dici tu, lì ci sono diciamo, utenti che sono più sensibili allo sconto e altri invece che percepiscono meglio magari il valore aggiunto che gli dai. Anche quello che si vede nel tempo è che intanto come percepito il ti do più prodotto, ti do un omaggio, ti do qualcosa in più che sia anche un servizio, al posto di uno sconto, naturalmente come sappiamo a livello di brand percepito è migliore. Quelli che sono molto sensibili alla scontistica tendono a essere clienti, non è una verità sempre confermata, però tendono a essere clienti anche qua che bene o male comprano quando ci sono scontisti, quindi non parlo nemmeno di opportunity seeker che comprano solo a Black Friday, voglio dire a novembre, no? E quelli, da quelli non li smuovi, e tu sai che li devi coinvolgere solo a Black Friday o solo se hai delle forti promozioni, perché magari devi svuotare i magazzini eccetera, ma parlo di utenti che anche qua se cominci a abituarli con gli sconti bene o male poi si aspetteranno di averli, insomma, per cui assolutamente sì, e deve far parte assolutamente delle strategie, e deve far parte di quelle tavole rotonde, di quei workshop che facciamo con i clienti, e soprattutto nella parte iniziale, e poi magari nel tempo quando si fanno dei rework
periodici, anche trimestrali, nelle cose da mettere sul tavolo, mettere in discussione. Cosa succede di solito? Che ci sono aziende più predisposte alla scontistica, altre che dicono noi gli sconti non li facciamo proprio. E anche qua metti in A/B test, quindi... Dipende anche un po' dal settore, ovviamente nel luxury non si lavora con gli sconti, ma si lavora... Diciamo, al di là poi di soffermarsi sul discorso sconto, eccetera, è proprio il punto aumentare la rilevanza delle comunicazioni rispetto al target di riferimento. E quello che vedo, anche errori banali, no? Parliamo adesso di un errore banale che capita spesso, quello di dire creiamo dei funnel bellissimi con mail personalizzate, differenti in base alla tipologia di utente, e poi dedico pochissimo tempo al titolo. Quando ancora prima del contenuto viene il titolo, perché se non apro la mail non clicco o non leggo neanche l'interno. Quindi il primo consiglio anche su questo, riallacciandomi all'A/B testing, fate tanto A/B test sui titoli, cercate di cambiarli anche e di rinnovarli sempre, perché quello è il primo step. La rilevanza diventa fondamentale perché, per esempio, per un e-commerce nel mondo kids, abbiamo fatto una strategia che segue i funnel, seguono la crescita del bambino. Quindi, certo, in base all'età del bimbo, dopo ci sono dei funnel che durano veramente tanto e che seguono la crescita, offrendo sempre prodotti necessari alla crescita del bambino. Che cosa devo fare per far questo? Devo però profilare durante l'acquisto l'utente, perché qual è stata poi, così parliamo anche delle difficoltà che si possono incontrare in queste tipologie di attività, qual è la difficoltà? Che io potrei dire, bene, in base al prodotto che compra mi prendo il dato, tipo compro un prodotto per un bimbo di 3 anni, do per scontato che quel bimbo ha 3 anni, e chi ne ha 2? Poi di figli? Sì. E se non è il suo? Quindi qui entriamo nel discorso profilazione implicita, cioè lascio il tool profilare, prendersi dati e capire determinate informazioni, o profilazione esplicita, cioè gliele chiedo tramite una survey per essere sicuro. La profilazione esplicita, ho la sicurezza 100% del dato. Certo. Quindi è chiaro che se io ho un figlio di 3 anni e dopo 6 mesi o dopo un anno mi stai proponendo prodotti per il bimbo da 4 anni, sarò interessato. Se mi fai vedere ogni volta prodotti random a caso, sì, c'è quello che magari clicca, comunque va sul sito, magari sta lì, compra, ma più mi avvicini all'acquisto, più mi togli anche passaggi, che può essere perdere il tempo sul sito, trovare il prodotto, eccetera. Quindi è come entrare in un negozio e dire, in un centro commerciale gigantesco, perché spesso gli e-commerce hanno dei cataloghi ampi, e dire, bene, mi devo guardare tutti i vestiti, oppure c'è già uno scaffale pronto per me, per le esigenze, per i miei gusti, con i prodotti che ho sempre desiderato. Ovviamente cambia tantissimo poi l'impatto sulla vendita, no? Guarda, c'è un paio di settimane fa ho scritto un articolo raccogliendo 100 statistiche da diverse fonti in giro per il mondo, e una delle cose che emerge è questa, fonti naturalmente molto autorevoli, insomma, che fanno tendenzialmente studi, poi magari glielo linkiamo, che è molto interessante. Praticamente emerge questo, che fino, diciamo, ai baby boomer, che sono i cinquantenni in qualche maniera, no? Preferiscono ancora molto di più la privacy. Le nuove generazioni, in realtà, sono ben propense a rinunciare agli aspetti di privacy, che per loro in realtà è qualcosa che sono nati probabilmente già con un concetto di privacy molto più labile rispetto a noi, pur di avere in cambio un'esperienza personalizzata. Quindi più andiamo avanti, non che venga meno la questione della privacy, ma l'aspetto del utilizzo il tuo dato, utilizzo il tuo storico, utilizzo il tuo comportamento d'acquisto, utilizzo le tue informazioni personali, eccetera, eccetera, per migliorare quella che è l'esperienza che ti do in termini di velocità, facilità, non dover perdere tempo nel cercare le cose che mi servono, ma le trovo velocemente. È qualcosa che le nuove generazioni stanno già apprezzando, dichiarano di apprezzare, perché sono proprio domande che ci sono state fatte, e apprezzeranno sempre di più. Logico che c'è sempre un trade-off fra quante informazioni sto andando a utilizzare, perché se tu guardi nelle schede dei clienti, insomma, dei software che anche noi utilizziamo, insomma, lo sappiamo bene, raccoglie tante informazioni. Logico che non sai qual è il proprio partito politico, la tendenza, voglio dire, nella preferenza, non so, sessuale o quanto guadagnano, però in effetti hai tutto un comportamento di loro preferenze
di acquisto, perlomeno per quanto riguarda la relazione che ha con te o col tuo cliente, che insomma che ti dicono tante cose. Ci sono addirittura un paio di mesi fa, quando sono stato insomma negli Stati Uniti in un evento molto interessante, parlavo con un personaggio che ha un'agenzia insomma a Los Angeles che sul lavoro è lanciare e-commerce. Lui dice: utilizziamo i dati di Amazon US per fare campagne iperprofilate a livello che io posso arrivare assolutamente a scegliere, ormai insomma lo si fanno anche col programmatico advertising, tantissimi altri canali, posso arrivare a segmentare gli utenti veramente per chi sono, cosa hanno comprato negli ultimi 3 mesi, anche se non si sono mai relazionati con me, che ruolo hanno, quanto guadagnano, tendenze politiche, preferenze di acquisto, quanto spendono mediamente, dove vivono, eccetera eccetera eccetera, posso arrivare veramente a individuarli in maniera molto molto mirata. Per cui oggi dobbiamo, secondo me, le aziende si stanno ancora un po' preoccupando del discorso privacy, bisogna un pochino insomma essere un pochino più flessibili e bisogna vedere che la grande opportunità di dare all'utente un servizio veramente personalizzato, qualcosa che gli è utile. Ma d'altra parte, se noi ci pensiamo, i negozianti, i bottegai fanno così dalla notte dei tempi, loro sanno chi sono i loro clienti, come si chiamano, dove vivono, quanto che lavoro fanno, se hanno figli, se hanno cani, che preferenze hanno. Quando li vedi passare per strada ti chiamano per nome, ti dicono: mi è arrivata sta roba, vieni a vederla, no, che so che ti piace. Quando entri nel bar dicono: il solito? È bravo, esatto, cioè il solito, cavoli, quello è... C'è una domanda di Elisa, rispondiamo a qualche domanda anche sì, dai, che sono arrivate. Allora, Elisa ci chiede: cosa usate per fare profilazione esplicita? Allora, senza entrare troppo nel discorso tool, diciamo, ci sono dei tool all in one che ti permettono di utilizzare delle survey da fare on site, off site, e prenderti quel dato e usarlo per la segmentazione. Un tool che è esterno e potete integrarlo nella maggior parte dei software di mail marketing, quasi tutti, tranne MailUp via Zapier, però gli altri sono già tutti integrati nativamente, è Get Site Control, no, che noi utilizziamo, che ti permette di fare delle survey, oltre ad altre funzionalità. Per esempio, tu fai uscire sul sito che animale hai, gatto, cane, altro. Quel dato lì poi ti crea già la lista collegata dentro il tuo tool di mail marketing e puoi far partire poi delle mail personalizzate, sì, e fare, guarda, anche altre video. Se vuoi anche qualcosa senza tool addirittura, nel senso che richiede naturalmente un po' di lavorazione, però tutto ciò può essere fatto fin dall'inizio direttamente anche sul tuo sito, nel senso che tra i clienti che abbiamo diversi fanno una profilazione iniziale quando l'utente si iscrive o si registra, questo per un'esigenza che loro hanno di customizzare il tipo di prodotti o di contenuti insomma che gli vengono poi mostrati o inviati, e questa cosa qua dovrebbe essere una buona pratica. Logico che l'utente non è subito predisposto a dirti chi è, che cosa fa, che cosa preferisce, che cosa è interessato, però anche qua, se gliela metti su livelli e in cambio di questa cosa gli dai qualcosa che diversamente non avrebbe, lo fa molto volentieri. Quindi immagina, per esempio, una delle cose che tendenzialmente facciamo fare è: l'utente, se si iscrive, ha dei benefici, ha 3 benefici. Se invece si registra, quindi mi lascia anche altri dati, mi dice di che settore è la sua azienda, o lui, che sono, insomma, che tipo di mestiere fa, o che cosa sta cercando, quali sono i prodotti in cui è interessato o altre cose che a me interessano perché mi aiutano a personalizzare la sua esperienza, e in cambio di questo gli do non soltanto i 3 benefici che ho ottenuto con l'iscrizione, ma gliene do altri 3 o altri 4, che sono quelli che sono registrati e quindi hanno una risposta a quelle domande lì che a me poi servono, possono avere questi benefici, allora vedrai, molti lo fanno, una buona percentuale, c'è un tasso di conversione molto interessante. Perché? Perché l'utente oggi è edotto, non è stupido, sa che quei dati tu li userai. Però se gli spieghi perché è per un servizio personalizzato che lo aiuta in realtà a non essere disturbato da altre comunicazioni o da altre offerte che non gli interessano, dagli solo quello che gli interessa e non disturbarlo con altro. E tu in cambio ottieni questo, insomma, ottieni le informazioni per farlo, all'utente interessa molto, insomma, vediamo che funziona molto bene questa cosa qua. E tendenzialmente perché funziona la devi fare a step, perché la barriera d'ingresso iniziale deve essere molto bassa. Perché se tu proponi subito all'utente: dimmi chi sei, lasciami i tuoi dati, numero di cellulare,
cosa stai cercando, cosa preferisci, naturalmente ti rimbalzano. E quindi, insomma, può essere gli richiedi un po' alla volta anche. Gli richiedi un po' alla volta, sì, sì. Ci sono anche software che ti permettono di fare appunto profilazione dinamica, quindi un po' alla volta puoi, insomma, chiedere agli utenti le informazioni. Poi, è chiaro che una cosa a monte è proprio questa, cioè noi stiamo standardizzando una serie di workflow in base a dei settori come per esempio il fashion, piuttosto il pet, l'automotive, eccetera. Però di volta in volta la strategia è diversa. Questo è, cioè, non possiamo dire che è applicabile lo stesso workflow su tutti, perché la strategia e l'implementazione della stessa è diversa sempre in base al settore e va fatta from scratch. Qui mi leggo la domanda che ci fa Antonio, che dice: quali sono le competenze necessarie per iniziare un progetto di marketing automation? Allora, non so se qualcuno che è collegato, per esempio, è stato il corso che abbiamo fatto a settembre di 3 giorni su marketing automation. È stato un corso dove per 2 giorni abbiamo fatto teoria e sessioni di software per far vedere quelle che erano poi le funzionalità applicate, e poi un giorno verticale abbiamo fatto fare un'esercitazione su una mappa mentale per far capire le logiche che ci sono ancora prima di prendere il tool, di fare l'implementazione, perché devo capire innanzitutto il concetto che è alla base, che è la segmentazione, quindi capire le mie buyer personas, il mio target, capire come voglio segmentare il traffico che mi arriva, definire le attività e poi passare a quello che è l'implementazione del tool e tutto il resto. E tanti, quasi tutti, insomma, che sono venuti al corso sono usciti poi con una mappa mentale, con una strategia ben definita, che poi è stata o verrà implementata nel loro e-commerce con determinati tool. Quindi il primo step è sicuramente approcciarsi a marketing automation a livello formativo, capire la strategia, capire che la strategia è a capo e a monte di tutto, poi incominciare a conoscere una serie di tool, e terzo, cosa più importante, è sporcarsi le mani, iniziare a lavorarci, fare formazione sempre anche operativa oltre che strategica, e così è stato anche per noi. È chiaro, sì, che personalmente noi siamo stati i primi in Italia a utilizzare Bunting nel 2013, che è un software di web personalization, che ancora oggi mi rendo conto, quando vado negli eventi o nei miei corsi parlo di personalizzazione del sito rispetto all'utente, mi guardano con gli occhi sgranati, tipo: si può fare questa cosa? Quindi figurati 7 anni fa, che noi personalizzavamo i siti, gli e-commerce, in base alle tipologie di utente. Quindi l'utente anonimo vedeva un sito, l'utente che aveva già acquistato ne vedeva un altro, con offerte diverse, come quello che dicevamo prima. Quindi, e quando abbiamo iniziato a usare Bunting, non vi nego che aveva tanti bug, perché il software era nuovo, eravamo anche noi nuovi, e le competenze ce le siamo poi sviluppate nel corso degli anni su Bunting, ma come con gli altri tool, mettendoci lì olio di gomito. Sicuramente sulla strategia abbiamo dovuto creare tutta una serie di materiali che non c'erano sul mercato, perché ad oggi, se voi vi mettete su Google e cercate qualsiasi cosa, anche e soprattutto sui mercati esteri non italiani, non trovate nulla sull'automation se non come impostare l'autoresponder, okay? Quindi siamo trovati comunque in un oceano blu, che da un lato era un'opportunità perché siamo entrati in un settore che aveva pochissima competizione, dall'altro ci siamo dovuti comunque sporcare sia tanto le mani, ma anche iniziare a creare delle linee guida strategiche che oggi hanno definito quello che può essere anche proprio un workflow che mettiamo poi a disposizione sia nei corsi e nei nostri progetti poi che implementiamo. Sì, sì. Tra l'altro Mary Mazzon dice conoscere bene il proprio settore, assolutamente, e non è una cosa scontata, perché una delle cose che capita nei primi incontri che si fanno con i clienti è: ma quali sono le classiche domande che fai, no? Innanzitutto, molto spesso c'è poca conoscenza dei dati, veri dati, chi sono veramente i propri clienti, come sono posizionati loro, sono tutti leader di settore mediamente, no? E quindi assolutamente vero, Mary. L'altro aspetto è davvero come dice tu, Francesco, cioè ci siamo veramente dovuti inventare tutto di sana pianta, perché qualsiasi software tu vai a utilizzare, ma veramente qualsiasi, l'unica cosa che ti porti a casa bene o male da tutti è la formazione sul software. Quindi il software fa questo, funziona così, benissimo, peccato che quello conti il 3%.
Quindi anche, e poi il fatto di avere, adesso noi ormai facciamo veramente solo questo, lato marketing automation, facciamo solo marketing automation per e-commerce, quindi lavoriamo solo con e-commerce, e questo ti permette di vedere naturalmente tanti, tante casistiche in tanti settori, con tante aziende diverse, approcci diversi. Quindi il fatto di poter lavorare, e ogni cliente veramente hai un 70% che si replica in qualche maniera, perché ormai ci siamo costruiti i nostri framework di lavoro, per fortuna, e costruiti perché non c'era niente in giro, come dici tu. Ma dall'altra parte ogni cliente poi ti tira fuori delle esigenze che ti fanno spingere ulteriormente. Per cui se noi oggi non ci concentrassimo a fare solo questo, ma fosse un'agenzia a tante cose, tra cui anche ogni tanto qualche progetto di marketing automation, non avresti banalmente anche solo la possibilità di sperimentare così tanto, di avere clienti che ti stressano così tanto, per riuscire a fare cose che magari con altri non hai fatto, o hai fatto in maniera diversa, o hai fatto in maniera... ci è arrivato per altre vie e così via. Per cui è importante, più hai clienti che ti mettono sotto, che hanno esigenze altissime, che sono soprattutto molto preparati, più riesci a portare a casa i risultati. E ho visto insomma che c'è Alessandro di Fisco e Tasse, lo saluto, perché per esempio Alessandro, come Davide, come Matteo, eccetera, sono, come anche le altre persone insomma dell'azienda, del gruppo insomma Maggiori, sono estremamente preparati e sono sul pezzo tutti i giorni, hanno chiaro l'obiettivo che vogliono portare a casa, non solo in termini di fatturato, ma proprio di cosa vogliono riuscire ad ottenere dalla marketing automation, e con un lavoro insomma di qualche mese e alle volte tanto stress, alle volte tanta soddisfazione, perché poi vedi i numeri, insomma ci si sta arrivando. Ma dico loro, come anche altri, ne abbiamo uno per esempio che fa packaging, su cui abbiamo fatto un'implementazione al direi 50% in questo momento qua, che già sta portando a casa dei risultati assurdi, veramente assurdi, si sta già ripagando, voglio dire, tutto il software, la consulenza, diciamo, molto bene, se continua così veramente il ritorno investimento è importante. Sul discorso della domanda, che è molto importante, ma chi è una persona che può mettersi a fare progetti marketing automation? Allora, per esperienza personale, io arrivo dall'advertising e arrivo dal lavoro da dentro l'agenzia, come uno diciamo, delle risorse, ad aver avuto un'agenzia diciamo, un pochino più classica, no, di digital marketing. Deve essere qualcuno, secondo me, che ha avuto le mani in pasta, un po', dico un po' dappertutto, ma che ha avuto modo di lavorare in gruppo su più progetti, anche se magari il suo vertical è uno che può essere advertising piuttosto che altre cose. Perché questo gli permette di avere una visione a 360 gradi. Perché quando tu vai a relazionarti con i clienti per implementare un progetto, tu devi non è soltanto conoscere la marketing automation, è sapere come questa interagirà con tutto quello che l'azienda sta già facendo. Perché non è che tu arrivi con un sistema fermo, arrivi con un'azienda che sta già facendo delle cose. Per cui sapere in qualche maniera parlare con l'IT, anche se non sei un tecnico, e sapere con chi farlo parlare con un'esigenza specifica. Capire cosa stanno facendo a livello, sugli altri canali, a livello di SEO, a livello di advertising, a livello di mail marketing, a livello di copy, a livello di contenuti, qualsiasi altra cosa, ti dà la capacità di poter dialogare con loro. Ultima cosa che volevo dire, visto che prima avevi accennato Francesco, il discorso dei title, no? Per esempio sulle mail, ma in generale anche sull'advertising. La mia esperienza con l'advertising è che quando prendevamo in mano in carico insomma account di clienti che venivano gestiti magari fino a un momento prima da altre agenzie o altri consulenti, io per esempio per i primi due mesi non toccavo nemmeno la struttura delle campagne, perché di solito so quello che funziona bene o male, meglio lasciarlo lì ancora funzionale e capire bene prima di metterci le mani cosa devi fare. Una delle cose che facevo andare a fare è proprio una riscrittura dei testi, dei title degli annunci, dei copy insomma degli annunci, e già questo ti faceva fare alle volte anche veramente più 30% di conversioni, anche di più. Per cui una cosa su cui noi siamo molto poco preparati in Italia tendenzialmente è proprio la capacità di scrittura, il saper scrivere, nonostante insomma la lingua più bella del mondo ce l'abbiamo qua. Quindi anche la capacità di scrivere, la capacità di saper fare copywriting è assolutamente fondamentale qualsiasi cosa noi facciamo, perché alla fine di tutte le strategie, di tutti i software che noi possiamo utilizzare, l'unica cosa che vede l'utente è quello che gli scriviamo, che può essere un annuncio, un articolo. Che poi il copy, Riccardo, è proprio nettamente sottovalutato, al di là poi delle attività specifiche di automation, no? Se prendiamo le grandi agenzie americane del digital, il copy ha un ruolo centrale nell'agenzia. Assolutamente sì. Ha un suo ufficio, no? Mentre in Italia è
so, la donna delle pulizie, gli facciamo scrivere due articoli e così. Ma veramente, cioè... Copy è molto sottovalutato. Una cosa importante, al di là poi delle competenze, almeno questo lo dico con il senno di poi e con tanta esperienza, secondo me qualsiasi sia l'expertise che cercate nel mondo e-commerce, al di là della situazione in cui trovate una risorsa, quindi delle skill che ha maturato fino a quel giorno, la cosa più importante è la voglia di imparare, di crescere, di mettersi a disposizione e anche di studiare in maniera autodidattica, perché se non c'è quello spirito, se non c'è quella voglia lì, comunque puoi fare uno step, ma non potrai comunque crescere in maniera continuativa. Quindi noi, almeno io giudico sempre quello quando valutiamo una risorsa, un nuovo collaboratore. Lo spirito, la voglia, l'intraprendenza, preferisco una persona che fa errori ma che però ha voglia e continua a fare con propositività, piuttosto che una persona che è passiva e che diventa anche bloccante e ci chiede, ciao ragazzi, vi faccio una domanda per un e-commerce di una mia cliente, abbigliamento low cost, siamo entrati nel tunnel dei coupon, quindi dice che ha lavorato sempre con scontistiche, essendo troppo legato appunto al discorso del coupon. Tieni magari la cuffia, ok? Così intanto che parlo. E secondo voi come possiamo uscire da questo processo e sbloccare l'utente? Adesso sento ancora l'eco. Vediamo se così va meglio. Scusate, ma così proviamo, prova. Ok, così dovrebbe andare bene. Allora, il concetto qual è? Innanzitutto noi dobbiamo... Stiamo generalizzando alcune cose perché dovremmo stare qui in diretta almeno 20, non giorni, mesi. Però il concetto è innanzitutto capire se sei rivenditore o produttore, già cambia l'approccio, perché se sei un rivenditore non stai vendendo solo tu. E devi capire anche quanto è importante nel tuo settore la leva di prezzo, quanto il tuo utente cerca il prezzo. Però detto questo, sicuramente potresti lavorare molto sulla segmentazione. Per esempio, tu puoi segmentare nell'e-commerce con tutti quelli che sono gli attributi legati ai prodotti, che vengono definiti da qualcuno custom value, piuttosto meta campi, eccetera, eccetera. Ma non sono altro che gli attributi che tu associ a dei prodotti, che poi nel listing durante la navigazione ritrovi come filtri, ok? Quindi vado nella categoria scarpe e ho i filtri, il colore, ho il filtro taglia, ho il filtro brand, eccetera, eccetera. Quelli sono potenziali segmenti che tu puoi creare. Se per esempio segmenti la taglia del tuo utente di scarpe, sai che se hai il 45 tu gli puoi inviare da lì in poi tutta una serie di mail automatizzate già filtrate con la taglia 45 o per il brand che ha acquistato o piuttosto sul colore preferito. Cioè poi devi capire attraverso uno studio quanto andare in profondità, però questo per dirti che puoi arrivare a un livello di segmentazione e quindi aumentare tantissimo la rilevanza. Se ad oggi state facendo delle mail con sconti una tantum, sia uomo che donna, uguale per tutti, vi state comunque bruciando del margine, non state lavorando con una buona rilevanza e l'obiettivo, soprattutto se vendete commodities, è di creare marginalità, perché l'e-commerce, adesso non entro in altri discorsi, però l'e-commerce nella crescita vi succhia risorse, perché vi aumenta la logistica, vi aumenta il customer care, vi aumenta tutto quello che è legato alla gestione dell'ordine, e è sbagliato crescere diminuendo il margine. Spesso questo si fa, no? Per aumentare il fatturato vado a bruciarmi il margine, invece dopo che cosa succede? Ti aumentano tutta una serie di costi variabili, quindi diretti e indiretti legati alla vendita, e dopo rischi veramente un'implosione. Quindi dobbiamo fare un passo indietro, capire che grazie alla segmentazione e alla rilevanza dei contenuti posso iniziare a slegarmi un pochino dal prezzo. È chiaro che se vendi prodotti dove la leva principale al 70-80% da statistica è il prezzo, dovrai ragionare su: prendo parte del catalogo e lo utilizzo come prodotti di front-end per far percepire la mia convenienza, ma poi devo avere una scala di marginalità dove vado a recuperare quel margine che non ho sulla prima vendita, no? Come prima parlavamo del vendo il trapano, poi ti vendo le punte del trapano e poi ti vendo le batterie, il porta trapano, eccetera, eccetera. Non faccio utile sul primo prodotto, ma lo faccio
su tutto il resto, come può essere lo smartphone, la cover e i cavi, ok? Quindi questo è un pochino il discorso. Poi ti faccio invece una domanda a te, Riccardo, che hai affrontato anche, insomma, abbiamo affrontato con clienti strutturati, no? Che è quella legato un po' al GDPR, che da un lato è il tool poi stesso che deve adeguarsi, no, al GDPR, però ci chiedono appunto riguardo a questo che problemi si possono avere. Allora, è un tema grandissimo questo qua, perché più sono grossi i clienti, tra l'altro, più questa cosa può portare via mesi, veramente mesi. E che cosa succede? Che noi naturalmente quello che mettiamo a supporto è la conoscenza di quello che sono i progetti su cui abbiamo lavorato, perché la premessa è c'è conoscenza naturalmente del tema GDPR, profilazione e tutto quanto, c'è poca conoscenza su come tool come questi, che arrivano a profilare gli utenti in maniera importante, e non sono profilazioni anonime come può avvenire con tanti altri software, no, sono profilazioni invece assolutamente associate a nomi e cognomi, quindi tu hai l'anagrafico, tutta una serie di dati comportamentali di profilazione soprattutto. E quello che abbiamo visto, insomma, in questi ultimo anno e mezzo in particolar modo, da quando sono poi ufficialmente nata in vigore la nuova normativa, è che ogni avvocato e ogni DPO interno e esterno all'azienda in qualche maniera la interpreta in maniera un pochino diversa. Quindi, senza non stare qua... Riccardo, mi dicono che non si sente il microfono. Non si sente il microfono. Io ti sento, in realtà, io ti sento. C'è troppo eco, fermatevi. C'è un po' di ritorno alla voce di Francesco. Fra, tu mi senti? Io ti sento. Guarda che mi arrivano anche i messaggi su... Allora, adesso Paolo mi dice che non si sente. Allora, qua la rete ne ho parecchie. Allora. Senti, ti faccio riaccedere, ok? Ma no, come rete vado alla grande qua. Allora, facciamo così, ti faccio riaccedere. Sì. Ok. Ok, allora intanto che si riconnette rispondo a qualche domanda, così poi riprendiamo un discorso GDPR. Quale deve essere secondo voi un margine minimo per e-commerce? Ho risposto alla domanda, la risposta non è univoca, è quello che ti fa guadagnare, diciamo, ma dipende ovviamente da tantissimi fattori. Ecco che Riccardo si sta connettendo di nuovo. Ecco di qua. Ok. Adesso ci sei, Riccardo, mi senti? Sì, forte e chiaro. Voi? Ok, allora, discorso per concludere il discorso GDPR. Allora, ci sono interpretazioni diverse e bisogna assolutamente appoggiarsi a qualcuno che è specializzato, e meglio se è specializzato in digitale. In Italia, insomma, ce ne sono un paio che sono Polimeni e Vercellotti, e li trovate insomma online perché pubblicano e scrivono molto. E la questione qual è? Che ci sono delle aree grigie di interpretazione ancora molto importanti, o meglio, giusto per farvi capire, andando sull'operativo, c'è chi dice quando l'utente si iscrive, si registra, compra e quindi in qualche maniera compila la propria anagrafica, deve spuntare tre caselle, una separata dall'altra, che come sappiamo non possono essere già flegate, perché deve accettare la privacy, deve accettare la profilazione, deve accettare di ricevere comunicazioni commerciali. In base a cosa flagga e a cosa non flagga, tu devi capire che strada deve prendere quell'informazione, su quali software farla andare, che cosa poterci fare poi subito e in futuro. Ed è insomma un po' un delirio. L'ultima cosa che stiamo cercando di gestire con un grosso cliente è la cancellazione dei dati di profilazione, quindi non l'anagrafica dell'utente, che quella rimane, ma la cancellazione dei suoi dati di profilazione, quindi comportamentali,
allo scadere dei 2 anni, quindi 24 mesi. Anche qua, perché 24 mesi? Perché da quello che adesso ricordo, insomma, dalle discussioni fatte, perché c'è un retaggio storico sui 12-24 mesi che non c'entra niente con la normativa attuale, e quindi è un po' un delirio. Quello che io consiglio di fare è questo: contattate, insomma, un legale che sia esperto di digitale, e quindi ne mastica, ne ha già masticate di queste cose. Fatevi fare, insomma, un audit, definire quello che è il vostro, quello che dovete, quello che sarà, insomma, il vostro comportamento che terrete su come raccogliete i dati, come li gestite. Tendenzialmente i software di marketing automation non sono nati per fare anche detenzione dei consensi, e quindi, diciamo, fare da unico software centrale che ti traccia quando l'utente si è registrato con tutti i log, e anche quando ti ha lasciato i consensi, quando ha accettato di farsi profilare, eccetera. Lo fanno per quelle che sono le cose che li riguardano, però non dimenticate che l'utente si registra anche magari dal vostro Magento, dal vostro PrestaShop, si registra sul sito, si registra anche per altre finalità, in altri punti, in altri touch point, per cui vanno regolamentati anche questi. E siccome non c'è una versione univoca ormai, è troppo presto, bisognerà macinarne ancora un po', insomma, di casistiche per arrivare probabilmente a far sì che ci sia qualcosa di prestabilito, insomma un framework poi da applicare, è meglio appoggiarsi a qualcuno di specializzato, perché in realtà rischi se no che se anche quel consulente, quell'avvocato ti costa un po', ma non è detto che costi neanche grandi cifre, ti costa molto di più tutto quello che perdi in termini di fatturato, di incremento delle vendite che potresti portare a casa con la marketing automation, finché non ti regolamenti con questi aspetti qua, e quindi non puoi andare online con la marketing automation finché non ti sei messo a norma. Per cui è meglio farlo subito, farlo velocemente, andare da chi è specializzato, sistemi tutto e parti, insomma. Comporta anche un po' di lavoro, okay. Insomma, allora, cambi di integrazione. Vorrei rispondere a un paio di domande che non hanno fatto, ma le facciamo noi, che è molto importante. No, in realtà una l'hanno fatto, che è quanto traffico, no, ho bisogno di. Allora, io preferisco sempre dire quando inserirlo o quando, tra virgolette, puoi ancora, no, non inserirlo o puoi farne a meno perché hai altre priorità. È chiaro che marketing automation per e-commerce lavora sul traffico e sul database, perché parliamo di due ottimizzazioni che facciamo, una on-site, quindi sul sito, e una off-site, quindi sul database, e tutto quello che avviene fuori dall'e-commerce. È chiaro che se io devo ottimizzare un traffico di 10.000 utenti, avrò un impatto veramente minimo, se non nullo, oppure se faccio dei segmenti su un database di 5.000 utenti, avrò un impatto quasi minimo, se non nullo. Quindi il concetto qual è? Innanzitutto non è tanto il numero totale del database, ma è quanto è vivo anche quel database, perché spesso noi ereditiamo dei database con 100, 150, 200.000 utenti, poi vai a capire, vai a vedere con dei test quanto è reattivo quel database e vedi che sono tutti morti, perché poi un lead deve essere sollecitato, deve essere comunque coinvolto, altrimenti muore, no? Quindi il concetto è, se vi dovessi dare un numero, ma prendetelo un po' con le molle, perché bisogna sempre capire la qualità del traffico, la qualità può essere diversa nel B2B da B2B, B2C per esempio, o da come stai facendo marketing, se fai marketing più legato alle transazioni o più legato magari a una penetrazione del brand, una conoscenza del brand, e ti porti magari dentro spesso anche del traffico non prettamente qualificato, la qualità del database. Però se dovessi mettere dei numeri sul piatto, direi almeno con un traffico superiore alle 30-50.000 visite mensili, e con un database vivo almeno di 15-20.000 mail. Questo, insomma, per avere già degli impatti positivi. Poi è chiaro che se tu sei in startup o comunque il tuo e-commerce non sta vendendo, io ti direi hai altre priorità, cioè nel senso hai priorità innanzitutto di portare traffico, iniziare a vendere, e poi lo vai a lavorare di ottimizzazione. Non è comunque, ripeto, sbagliato anche prevedere di inserirlo sin dall'inizio, perché i tool incominciano subito a tracciare gli utenti, incomincio subito ad avere un motore che poi si alimenterà e migliorerà con l'aumentare del database e del traffico, ma è chiaro che nella mia pianificazione, in questo caso non strategica ma di piano economico e di budget, devo mettere una colonna
investimento riguardo per esempio al tool, all'investimento dello studio strategico, eccetera, e avrò un ritorno non così forte subito all'inizio e ce l'avrò poi negli anni successivi. Quindi può essere, diciamo, un investimento che uno fa, però se vuoi subito un ritorno da domani sul tuo fatturato implementando il marketing automation, devi avere sia traffico che database. Sì, la differenza potrebbe anche essere che, allora, partire subito, se un e-commerce parte da zero, se un e-commerce ha anche magari poco traffico, un piccolo database, magari sì, come dici tu, ma allora forse non con soluzioni all-in-one troppo complesse, troppo costose all'inizio, perché poi magari non riusciresti a ripagarti l'investimento, e quindi molto spesso è anche una questione di dire quanto sarà l'investimento tra il software, la consulenza, i costi indiretti, che sono anche il costo mio, no? Del mio personale interno, io come azienda, che mi ci devo mettere, devo fare le cose, bisogna coinvolgere anche l'IT interno e esterno, perché una parte, insomma, deve essere coinvolta per l'integrazione e per le modifiche, e fare una proiezione anche di quello che è il ritorno di investimento. Se una situazione è ancora piccola e in evoluzione, magari anziché usare i software che usiamo noi, si possono invece utilizzare magari due, tre cosine più semplici, più economiche, che intanto però cominciano a lavorare su alcuni aspetti chiave che possono portare risultati da subito: i recuperi carrello, la raccomandazione prodotti, delle mail personalizzate, piuttosto che, allora magari quello già ti può assolutamente aiutare. Ci sono esempi, voglio dire, di aziende che all'inizio sono cresciute vendendo in chat, insomma, no? Per cui non è detto che magari la strada iniziale debba necessariamente essere il carrello. Quindi può essere controintuitivo, ma non è detto, insomma, che sia anche così. Dipende dalla situazione, la si analizza, si cerca di capire qual è la strada migliore. Noi per scelta, ma perché abbiamo una struttura per quanto liquida, lavoriamo con un certo tipo, diciamo, di situazioni, con certi e-commerce che hanno almeno determinati requisiti, perché il software e il tempo, la strategia, l'implementazione che noi facciamo è abbastanza articolata, perché lavora con un orizzonte a lungo termine. Quindi per costruire proprio un asset strategico per i clienti, ma ci sono assolutamente altre strade che si possono intraprendere. Allora, mi chiede Jessica un consiglio. Lei sta lavorando per un e-commerce di attrezzature outdoor. Al momento utilizza Bunting, che ha studiato da noi, Jessica, per la parte di personalizzazione web, quindi personalizzazione sul sito in tempo reale, mentre navigano gli utenti. Più mail app, okay. E testerà RFM e mi dice: vanno bene così o mi consigli di passare altro? Adesso ti dico prima la mia, poi risponderà anche Riccardo. Io ti dico che sicuramente se inserisci anche un software di segmentazione RFM, poi magari Riccardo mi integri tu spiegando proprio RFM cosa significa, perché l'abbiamo dato per scontato, okay. Ma è un concetto un po' magari avanzato. Quindi, perché? Perché Bunting in quel caso lo utilizzi per fare personalizzazione del sito in base alla navigazione dell'utente e per i prodotti raccomandati, che ha questa funzionalità. Con la matrice RFM invece ti vai a segmentare il database, lo integri con MailApp e ti puoi fare dei funnel poi personalizzati. Quindi hai già gli strumenti in casa, io ti consiglierei di lavorare più sulla strategia, più sui contenuti, più sugli scalini che volete andare a attaccare, tra virgolette, o a coinvolgere nell'aumento del fatturato, una scala sconti, insomma, quello che poi anche abbiamo insegnato al corso di settembre, e poi vai a capire con gli strumenti come farlo, però hai già tutti gli strumenti in casa, insomma, per fare un'ottima implementazione strategica. Allora, Riccardo, ti voglio coinvolgere appunto per spiegare un attimo che cos'è l'RFM, la matrice RFM. In e-commerce school è nato anche un tool che si chiama RFM Cube. Adesso non è lo scopo di oggi fare marchette, siamo andati l'obiettivo di non fare marchette, però RFM Cube è un tool che nasce e fa solo quello. Poi alcuni altri tool, soprattutto quelli enterprise, quelli only one, hanno già all'interno la funzione la matrice RFM, come per esempio Sales Manago o i pacchetti anche un pochino più enterprise come il pacchetto Adobe, eccetera. Allora, guarda Jessica, tra l'altro, se ti fa piacere, ti giro uno studio, un documentino molto interessante, fatto da Putler, su cui ci ispiriamo anche noi. Putler è una società che si occupa appunto di
RFM anche, mettiamola così, o comunque di segmentazione. Tra l'altro me l'ha suggerito Marco, quell'articolo lì, tanto tempo fa, articolo, insomma, documento che hanno realizzato, sostanzialmente dice questo, proprio sull'aspetto RFM. Allora, innanzitutto RFM sta per Recency, Frequency e Monetary, che sono le tre variabili con cui i sistemi, o anche tu, perché te lo potresti fare anche in Excel, voglio dire, e puoi suddividere i tuoi clienti. Clienti, quindi non utenti, clienti perché significa che devono aver già comprato, e quindi la matrice ti aiuta sostanzialmente a segmentare, suddividere, spostare i tuoi clienti in base al loro comportamento d'acquisto, che possono aver comprato con scontrino, diciamo, medio, o più alto della media o sotto la media. Comprare con una frequenza anche qua in media rispetto ai clienti o sopra la media o sotto la media, quindi più volte all'anno, di solito ci sono 12 mesi o meno volte nell'arco di un anno, e poi c'è la distanza, diciamo, quanto tempo è trascorso dall'ultima volta che hanno comprato. La combinazione di queste comporta il risultato di n segmenti di utenti. Per ognuno di questo segmento ci sono delle azioni da fare. Perché è logico che un utente molto fidelizzato che compra molto, molto spesso, spende molto e ha comprato l'ultima volta questa mattina, è un utente molto più caldo a cui riesco a far fare determinate cose, che invece a un cliente che magari l'unica volta ha comprato l'anno scorso Black Friday non riuscirò a fare. Allora Puttler cosa ha fatto? Un bello studio molto interessante che dice di tutte le combinazioni che tu puoi tirare fuori, ce ne sono 11 in particolare segmenti che vengono chiamati champion, loyalist, potential loyalist, eccetera, eccetera, sui quali loro suggeriscono una serie di best practice da applicare come strategie da mettere in campo. Tutto questo aspetto qua che entra dentro il retention marketing, quindi c'è tutto un mondo che è il retention marketing, insomma, che è molto bello da studiare, è quello che puoi, diciamo, implementando la strategia della matrice RFM, che puoi fare con RFM Cube o con altri software, o come dicevo anche banalmente scaricandoti lo storico dei tuoi acquisti e lavorandoteli su dell'Excel, un Excel con delle tabelle pivot, magari, eccetera, eccetera. Da lì capisci come segmentarli, e poi magari prendendoti degli studi esterni come questi, capire anche quale best practice mettere in campo. Per esempio, utenti fidelizzati. Non, sono meno sensibili, per esempio, molto fidelizzati che comprano spesso sono meno sensibili alle scontistiche, ma magari sono più sensibili a essere premiati e trattati in maniera esclusiva, sono molto più propensi a farti da testimonial se li coinvolgi, ed è molto interessante perché i testimonial ti aiutano come social proof a far convertire tutti gli altri utenti che non hanno ancora convertito o i clienti che hanno convertito poco, convertirli più in futuro. Sono più interessati, per esempio, a programmi di fidelizzazione, cosa che invece magari altri segmenti che hanno altri titoli, altri comportamenti magari non fanno. Quindi per ognuno di questo è interessante andare a capire che cosa mettere in campo. Alcune cose sono automatiche, quindi prendi poi queste strategie che escono fuori dalla matrice FM e le automatizzi grazie ai software di automation. Altre invece sono cose che devi fare magari periodicamente, dici ok, ogni 3 mesi prendo questo segmento e faccio questa specificazione. Che può essere anche una telefonata, in alcuni casi, in alcuni settori, magari nel B2B. Sì, per esempio, guarda, l'ultimo progetto complesso che ho seguito è stato proprio nel B2B di un'azienda che vende scatole, tutte della stessa misura, o comunque bene o male sono quelle della stessa variante, quindi zero attività di upselling, cross-selling, però cambiano tantissimo le logiche tra B2B e B2C, e lì abbiamo lavorato molto sul prospecting, utilizzando anche tool nuovi che integrano per esempio LinkedIn Sales Navigator, il CRM, e quindi sistemi anche di automazione di generazione del contatto. Quindi è chiaro che poi le necessità e le logiche sono sempre diverse in base sia al canale ma anche al settore di riferimento. Sicuramente, per esperienza, dove abbiamo visto i maggiori impatti è stato su e-commerce che già hanno fatturato, grosso fatturato, hanno già tanto traffico e tanto database. Lì veramente subito hai un grandissimo ritorno e, per esempio, ho fatto un webinar alcune settimane fa sul caso studio di Vocamera, dove c'è stato un mese, adesso non voglio dare troppi riferimenti sui dati sensibili, però c'è stato un mese dove il fatturato totale è stato meno 2%,
che letto rispetto all'anno scorso, ovviamente perché si fa sempre analisi anno su anno, un errore che fanno spesso è mese sul mese prima, sì, ma se il mese prima è agosto, che cosa so, no? E il mese dopo, e poi dipende anche molto dalla stagionalità del settore, quindi anno su anno fatto meno 2%, uno direbbe, beh, cazzo, però qui è andata male, stiamo decrescendo, invece è stato diminuito l'investimento marketing di circa 8.000 euro, quindi è stata fatta un'ottimizzazione sulle ads, ma soprattutto sul canale mail marketing è stato aumentato tantissimo il fatturato e di conseguenza anche l'utile, tant'è che a parità di fatturato oppure con un fatturato leggermente inferiore è stato fatto circa un più 50.000 euro di margine, che poi è quello che interessa, no? O inseguiamo il fatturato a vita, che per carità ci sono, è importante anche il fatturato, non è che il fatturato non conti, perché aumentare il fatturato significa acquistare meglio, avere più potere con i fornitori, poter avere dei premi a fine anno, poter avere più dati sulle rotazioni, poter incominciare a capire dove fare private label o meno, quindi il fatturato conta sicuramente, ma in quel caso, insomma, dove la marginalità è aumentata tanto, è chiaro che all'imprenditore gli interessa più tirar fuori margine che puro fatturato, ecco, quindi in quei casi impatta veramente, veramente molto. Sì, tra l'altro sul discorso del margine si può, cioè potremmo anche entrare sul tema, così lo accenniamo almeno un pelo, del discorso del customer lifetime value, no? Esatto. Perché una delle cose tipiche che si riscontra, non sempre, ma molto spesso, è catalogo molto grande, no? Ok, che marginalità media hai? E fin qui magari ci si arriva, no? Marginalità per categoria, con qualche estrazione, qualche dato te la danno, marginalità per prodotto, marginalità per brand, eccetera, 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 lì sono dati che tendenzialmente non ci sono, a meno che non ci relazioni con magari aziende molto grosse, e poi non sempre anche lì. Quindi anche arrivare a capire l'importanza di non guardare solo al fatturato, ma alla marginalità effettiva, all'utile, insomma, che ti porti a casa, anche questo banalmente è una delle cose che può aiutarti. Il customer lifetime value su questo ti aiuta a cambiare l'approccio, insomma, no, anche su come investire, come destinare gli investimenti pubblicitari e non solo. Customer lifetime value, insomma, per chi magari non ci fosse mai capitato davanti, come lifetime value è il valore totale, insomma, che il cliente tuo che sei riuscito ad acquisire ti porta nel tempo, ti porterà nel tempo, che è la somma di tutti gli acquisti che lui farà per il valore dello scontrino medio del suo acquisto per tutto il tempo che lui rimarrà un tuo cliente. È logico che sono delle previsioni, lo fai anche andando a vedere ex post i dati storici, soprattutto se è un'azienda, insomma, che va avanti da qualche anno. Dico azienda perché non è soltanto per l'e-commerce, tutte le aziende dovrebbero ragionare misurando proprio lifetime value, il customer lifetime value, e questo ti permette di capire che cosa. Anche qua c'ho scritto un articolo che può aiutare a capire, cioè, se io so che anziché concentrarmi su mi costa 28 euro il costo di acquisizione di un nuovo cliente, quindi fare la prima vendita, o mi costa 100, mi costa 3, ma so che ogni volta che porto a casa un nuovo cliente, mediamente rimarrà mio cliente tot tempo, mediamente farà tot acquisti, mediamente mi farà fare tot fatturato, che significa tot marginalità, in base ai tipi di prodotti, insomma, che poi vengono comprati, io so che nell'arco di 3 anni, per esempio, in cui un cliente rimane mio cliente, mi fa fare, che ne so, 3.000 euro di fatturato con 1.200 euro di margine, so che ho 1.200 euro di margine che potenzialmente mi sto portando a casa oltre ai 3.000 euro, insomma, di fatturato. Su quei 1.200 mi aprono, insomma, scenari di ragionamenti anche in termini di investimenti pubblicitari o investimenti, insomma, di marketing in generale molto molto più interessanti. E sono quelli i veri numeri da andare a vedere, perché sta lì la sostenibilità di un'azienda, di un e-commerce, non sul fatturato. Perché infatti cosa sta succedendo proprio adesso in questo periodo di crisi? Che quelli che azienda, diciamo, offline, azienda online, stavano in piedi solo col flusso di cassa, in questo momento qua sono in ginocchio e ci dispiace moltissimo, ma la realtà delle cose, perché in realtà il proprio business non era profittevole, non si sosteneva da solo, si sosteneva col flusso di cassa e ragionavano più per fatturato che né per utile. Quindi anche quello che vedo anche quando andiamo a implementare, a dialogare con i clienti, con gli imprenditori, con progetti come questo, c'è l'opportunità per noi e per loro di aprirsi anche a dialoghi che non sono soltanto la marketing automation, ma proprio la strategia del come condurre un e-commerce, di come renderlo sostenibile,
ed è quello che poi alla fine fa fare anche la differenza, quindi non solo l'automation, ma l'aprirsi a mettere in discussione anche altre cose, insomma. Sì, poi in realtà quello che vediamo è che in Italia siamo veramente molto indietro per quanto riguarda l'e-commerce, cioè spesso ci chiedono di fare marketing automation, poi apriamo il sito e vediamo che i percorsi di navigazione sono proprio anti-acquisto, l'utente non è considerato minimamente all'interno del processo di costruzione della UX, il sito è lento, non è ottimizzato per il mobile, non viene fatta attività di marketing e quindi non viene prodotto traffico. Io ti dico, sistema prima quello, cioè devi prima fare le basi. La base significa devi iniziare a costruire le fondamenta del tuo business seguendo le best practice, che è poi quello che insegniamo. Poi una volta che cresci, inizi a ottimizzare quello che hai fatto e inizi a ridurre al minimo tutta una serie anche di automatismi, no? Perché il marketing automation aiuta. Poi pensate solo a quanta operatività vi può togliere un funnel di email creato e gestito da un autoresponder rispetto a tutta quella operatività che si fa quotidianamente. Poi che cosa succede? Che molte aziende fanno le newsletter settimanalmente, poi ma qualcuno le segmenta, qualcuno le invia a tutto il database, di questo abbiamo già parlato. Però se io mi registro domani, non ho visto quella newsletter che tu mi hai inviato ieri e magari quella newsletter mi parlava di, era di nurturing, mi parlava di come voi preparate i pacchi, di quello che è il vostro stile piuttosto che tutto il vostro storytelling, ok, la vostra value proposition, io l'ho persa. Quindi perché perdere tutto questo materiale? Quindi un primo step che facciamo è dire al cliente o comunque all'impresa, all'azienda: bene, tirami fuori tutte le newsletter che avete creato in questi anni e vediamo intanto che cosa possiamo recuperare, perché io non ti faccio riscrivere possibilmente un funnel di 50 mail. Se poi lo devi fare in lingua su 5 mercati sono 250. Quindi prendiamo quello che possiamo riprendere e siamo sicuri, mettendoli in autoresponder, che tutti ricevono queste mail, tutti vedono queste mail e le uniche mail massive che dovete inviare sono legate a chiudiamo, l'e-commerce non chiude mai, quindi non lo fate, no? Però proprio, non so, domani abbiamo l'inventario, questo, oppure uno sconto che dai su tutto il catalogo, anche se abbiamo detto che a rigor di logica sarebbe meglio differenziare le scontistiche, oppure vuoi fare una settimana dove la spedizione la dai sempre gratuita se la fai pagare, per alcune logiche. Quindi in quel caso è una comunicazione che va bene a tutti, perché se tu dici 30% di sconto su tutto il catalogo, uno prende, va sul sito, naviga e sfrutta lo sconto. Però deve essere limitato a quello. Quindi già preparare un funnel di email marketing personalizzato vi toglie tutta una serie di operatività e potete liberare quelle persone che vi fanno le newsletter per utilizzarle su altre attività a valore aggiunto. Ok, come comunque può essere la produzione di contenuti non solo per le newsletter ma per tutti i canali. Sì, infatti anche qua due cose. Una cosa bella che si ottiene poi nel tempo con i progetti di marketing automation è quello che tu, da quando l'utente arriva a conoscerti per la prima volta fino a quando ha comprato, poi continua a comprare, tu hai messo in campo tutta una serie di automatismi e sai che vanno avanti, devi solo controllare che ogni tanto non si inceppino, perché di software stiamo parlando, insomma, soprattutto sono software recenti, in continua evoluzione, quindi ogni tanto capita a tutti i livelli, qualsiasi software, anche il più costoso, ogni tanto si inceppano, ed è la natura di questi software molto moderni, molto, molto spinti, insomma, e fa parte un po' del gioco, purtroppo, da una parte sei innovatore, dall'altra, insomma, fai un po' di debug, e quindi è bello perché tu sai che hai tutta una tua struttura di marketing che hai costruito nel tempo, che va avanti da sola, ed è finalmente insomma un po' la giustificazione, il bello di questa parola automation che c'è dentro marketing automation, per cui tanti sono affascinati. In effetti si può e si deve ottenere, perché tu sai che sono tutta una serie di cose che vanno avanti da sole, non richiedono il tuo effort, lo richiedono naturalmente all'inizio, lo richiedono periodicamente magari per fare delle ottimizzazioni, dei test continui per incrementare le performance. E dall'altra parte, per ottenere questo, uno dei lavori per esempio che facciamo, oltre a quello che dicevi tu Francesco, per passare alla parte un pochino, no, all'inizio c'è la parte più smart, più veloce, dimmi che cosa hai, perché
faccia con quello che c'è, no? Si sta con quello che c'è, uno dei tanti insegnanti sono di corsi, stai con quello che c'è, quindi non dobbiamo reinventare la ruota. Poi c'è una seconda parte più avanzata in cui cominci a analizzare le famose buyer persona, no? Quindi chi sono i tuoi clienti? Raro già trovare uno studio di buyer persona, ma va bene. Lo ricaviamo facendo che cosa? Utilizzando insomma delle tecniche, dei sistemi, delle informazioni che se ne ricavano, la conoscenza naturalmente che il cliente ha e deve avere insomma dei propri prodotti, i propri clienti, il servizio clienti, che è uno dei reparti un po' come il copywriting, come i social media, no? Che sì, ci sono, ma in Italia non sono mai valorizzati veramente, invece anche qua, innanzitutto lo vediamo in prima persona, dal servizio clienti si ricavano una montagna di informazioni che spesso nemmeno l'imprenditore, l'e-commerce manager o il marketing manager sa o ne ha consapevolezza. E si ricavano informazioni utili, cosa che serve poi per costruire contenuti, per comunicare alle nostre buyer persone. Buyer persone che sono i nostri clienti, che sono diciamo, i profili delle persone che comprano da noi, dal nostro cliente, e che hanno delle esigenze, hanno dei timori, quindi hanno delle esigenze che devono soddisfare o dei problemi che devono risolvere. Parlando con servizi clienti, analizzando i dati, vedendo quello che richiedono, le mail che scrivono, le chat, tu capisci esattamente quali sono le esigenze che hanno, capisci quali sono i problemi che vogliono risolvere. I tuoi contenuti devono andare in quella direzione, perché gli devi dire noi risolviamo questi problemi, noi soddisfiamo queste tue esigenze. Uno degli esempi classici che si fa, purtroppo lo devo fare da un punto di vista motoristico perché in questo momento non me ne viene un altro, è come quando le case automobilistiche promuovono una nuova autovettura. All'utente che è più sensibile alla potenza eccetera eccetera gli parleranno dei cavalli, quanto fa da 0 a 100 eccetera eccetera. A quello che magari ha la famiglia, e magari stiamo parlando che ne so di un Audi Station Wagon che ne vengono vedute tantissime, dirà che è spaziosissima, stracomoda, che ha un baule enorme. A quello che è attento all'ambiente gli parlerà di quanto poco CO2 emette, di quanti chilometri fa con un litro, ma è sempre la stessa identica macchina. Quindi anche il mio prodotto naturalmente lo posso spiegare, ne posso parlare in maniera differente in base a chi è il cliente che ho davanti. Anche questa e soprattutto questa è personalizzazione, per cui devo saper trovare, e qua insomma Enrico Marchetto ci insegna, visto che molti dei suoi speech che ci siamo goduti insomma a guardare, ad ascoltare, sono questo, ci insegna gli angle di comunicazione, no? Quindi come parlo agli utenti, no? Da un punto di vista diverso, ma in realtà sto sempre parlando del mio prodotto, solo che ne parlo in maniera differente, andando a toccare esigenze diverse. E questo insomma arriva a portare tanti risultati, indipendentemente dai canali, insomma, indipendentemente dai canali. Ok, abbiamo una domanda sul gruppo di Magentiamo che ci chiedono quali tool consigliate per Magento. Allora, in realtà se volete proprio spendere il minimo assoluto potete integrare alcuni plugin, e questo va bene, un po', li trovate un po' su tutte le piattaforme, che vi gestiscono per esempio il carrello abbandonato, i prodotti raccomandati, dei pop-up con un minimo di segmentazione e eventualmente un tool che vi segmenta almeno il database o il traffico, e quindi fate una ricerca poi sui marketplace. Per Magento noi avevamo fatto un test, o comunque no, è ancora in piedi in realtà, che avevamo utilizzato dei 4 plugin, uno faceva segmentazione, uno faceva carrello abbandonato, un altro pop-up personalizzati, e un altro non ricordo sinceramente, però diciamo non riuscite a fare tutto, ma già un minimo fate, ok? Però ripeto, insomma, non è questo poi il nostro obiettivo, è quello di farvi capire che prima di tutto ci deve essere un approccio strategico importante. Io, Riccardo, direi che abbiamo sforato molto, sì, e quindi vorrei ringraziare tutti i partecipanti.